benvenuto a tutti i presenti, in particolare ai relatori, e do questo benvenuto anche a nome del preside, del professor Milano, il quale si scusa per non poter essere presente, ma io qui dalla mia cucina risulta accesa, non so se basta. Sarà un problema di accensione, ecco. Si sente così, forse bisogna tenerlo più vicino. Milano, preside, anzi come meglio oggi si dice direttore di dipartimento, di questa che non è più facoltà ma è dipartimento di giurisprudenza, perché così si vuole nelle altre sfere. E quindi, dicevo, ha impegnato il Vaticano come promotore di giustizia questa mattina, e quindi si scusa per la sua assenza e mi ha pregato di rivolgere ovviamente il saluto di benvenuto. E poi devo presentarvi le scuse anche del professor Alessio Zaccaria, ben noto a tutti attualmente, non soltanto nella sua veste accademica ma anche nella sua veste di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale è stato colpito da un'influenza, quindi ieri sera è dovuto partire per tornare a casa sua a Ferrara, appunto con la febbre 39, e quindi si scusa molto appunto per questa assenza. Peraltro noto che il professor Zaccaria ha avuto sempre una sensibilità particolare per queste tematiche che sono oggetto di questo corso, di questo incontro di studio. Io, ecco, dicevo che ringrazio tutti i presenti e un ringraziamento particolare devo farlo al dottor Cristiano Iurilli, a voi tutti noto, perché è, diciamo, l'organizzatore, è stato l'organizzatore di questo incontro, e d'altra parte è noto anche l'interesse particolare dal punto di vista scientifico per questo sottosettore del diritto civile, che ormai è diventato un vero e proprio sottosettore importante, quale è quello del diritto dei consumatori, tant'è che noi in questo dipartimento o facoltà pensiamo di attivare un vero e proprio corso in diritto dei consumatori. Peraltro, al di là della istituzione accademica di un corso curricolare in diritto dei consumatori, noi abbiamo attivato un corso di alta formazione in diritto dei consumatori e dei mercati, e la manifestazione odierna si inquadra appunto nel contesto di questo corso di alta formazione, che è stato promosso, devo dire, anche per iniziativa di Consumers Forum, e qui in particolare poi ringrazio il dottor Picciolini a questo proposito, e ringrazio anche le varie imprese che hanno collaborato a questa iniziativa, che prevede una formazione a livello universitario in questo importante settore, che va assumendo un'importanza sempre maggiore appunto del diritto dei consumatori, ma, dicevo, formazione che noi teniamo a sottolineare debba avere principalmente un'impronta universitaria. Quando parlo di impronta universitaria intendo dire che le singole disposizioni, che sono tante e a volte anche, bisogna dirlo, mal coordinate, al di là del codice del consumo, che come testo unico ha certamente avuto un ruolo notevole nella riunificazione, nella sistematizzazione di questa materia, ecco, è importante che coloro che si specializzano in questo settore non conoscano appunto le singole disposizioni slegate tra di loro, ma abbiano una visione d'insieme da un punto di vista sistematico, quale proprio appunto di qualunque scienza.
Ecco, vi sono varie iniziative che questo Dipartimento sta prendendo a questo riguardo, oltre quelle che ho nominato, alcune iniziative diciamo di livello istituzionale, per così dire, altre basate anche su collegamenti interpersonali che sono sempre molto importanti. A questo proposito, appunto, ho citato poc'anzi il dottor Iurilli, mi piace qui ricordare che sta diventando il legislatore della Repubblica di San Marino, perché a lui si deve la redazione di quella che auspicabilmente sarà la legge che verrà adottata da quella Repubblica, che disciplina appunto il complesso sistema del diritto dei consumatori, che in larga misura si ispira al diritto italiano, ma che contiene anche delle novità significative che traggono origine anche dall'applicazione sul campo delle norme già vigenti in Italia e che appunto nell'applicazione pratica hanno talvolta mostrato dei profili di debolezza, per così dire, o dei profili di scarso coordinamento delle singole disposizioni tra di loro. Ecco, quindi a questo punto io non posso e non voglio certamente fare una relazione sul tema dell'incontro odierno, mi limito a sottolineare l'importanza del tema che viene trattato, l'azione inibitoria che tutti noi sappiamo ha una sua remota tradizione nell'ambito dell'ordinamento italiano, è stata accolta nel codice di procedura civile con peculiarità che sono proprie appunto quali indicate nel codice di procedura civile, poi questo importante strumento di tutela è stato introdotto anche nell'ambito del diritto dei consumatori proprio a maggiore protezione del consumatore o dell'utente, protezione che non deve essere soltanto ovviamente una protezione di livello risarcitorio, ma deve essere una protezione che valga ad ostacolare un'iniziativa che si presenti appunto come lesiva del singolo consumatore o più ancora dell'intera categoria dei consumatori. Quindi azione inibitoria e i poteri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che come sentiremo appunto dalle relazioni sono appunto poteri che possono incidere in modo significativo in questa forma di tutela. Ecco, allora a questo punto io cedo direttamente la parola ai relatori, quindi in assenza del professor Zaccaria do direttamente la parola alla professoressa Alessandra Bellelli, professore ordinario di diritto civile all'Università di Perugia, con la quale mi piace ricordare che abbiamo avuto dei trascorsi universitari comuni, certamente lei più giovane, ma che ci hanno visto negli anni della nostra giovinezza studiare insieme al vecchio istituto, il mitico istituto di diritto privato della Sapienza, che allora era l'unica università di Roma, ecco, e quindi ricordo la sala degli assistenti nella quale c'era un grande tavolo e tutti noi giovani studiosi appunto condividevamo questo grande tavolo, quindi ricordo ancora queste occasioni di incontro di allora. Bene, e quindi cedo la parola alla professoressa Bellelli che parlerà della funzione e degli effetti dell'azione inibitoria.